contento perché dopo l'Olimpiade, diciamo, ho avuto un periodo di stacco, mi sono dedicato alla nascita del mio secondo figlio, quindi diciamo che non ero al massimo della forma qua, però sono contento, sono tornato in barca con tanta voglia di uscire e il risultato comunque è stato ottimo perché ho vinto il mio 8º titolo, quindi sono molto contento. Siamo, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato italiano a Napoli 2015 e sicuramente confermare il titolo sarebbe una grande soddisfazione, un ottimo risultato. E per adesso siamo prime fra le femmine, però insomma ci sono ancora lungo, abbiamo fatto 4 prove su 8. Ieri purtroppo una prova è andata peggio e quindi abbiamo già giocato lo scalto, non possiamo più permetterci di fare grossi errori, quindi è ancora difficile il campionato. Sappiamo della possibilità che può esserci un cambiamento a febbraio, però per ora poco ci tocca, cioè rimaniamo con i nostri allenamenti e quello che succederà a febbraio ci ripenseremo. Portato a termine 5 prove e le condizioni, specialmente dei primi giorni, erano veramente complicate per via del meteo. Peccato che oggi l'aria sia entrata così tardi, siamo riusciti a fare solo una prova bellissima. È stato comunque più bello finire il campionato così, vincendo anche l'ultima prova odierna, ecco. È stato un campionato molto combattuto con gli altri avversari, c'era poca aria, tanta aria, pioggia, sole, perciò era un misto di condizioni che abbiamo affrontato al meglio con 3 prime e 2 secondi, così che siamo soddisfatti della nostra performance e siamo felici così.
E fino a ieri sera eravamo in 5 ad un punto uno dall'altro in classifica, quindi oggi ci si giocava tutto e è andata bene. Il vento era adatto a noi veneziani, quindi con arietta leggera leggera ed è andata bene. Bellissima regata. Molto contenti di aver vinto il campionato italiano qua a Formia, abbiamo avuto condizioni di vento molto leggero, ma anche molto attesa, ma abbiamo regatato bene, soprattutto ieri abbiamo dimostrato che potevamo vincere le prove essendo veloci e quindi siamo stati molto contenti del nostro risultato. Eh sì, senz'altro è andato bene, le condizioni abbiamo già detto, sono state di vento leggero, è un campionato caratterizzato da lunghe attese e per fortuna siamo riusciti a portare a termine 5 prove che
non sono molte ma sufficienti. Abbiamo vinto 3 prove sulle 5 disputate, quindi di questo ovviamente non possiamo che essere contenti. Rispetto agli anni passati la flotta di Nacra era corposa, eravamo 8 barche e soprattutto di ottimo livello. C'erano 2 atleti che sono tornati dalle Olimpiadi da poco, quindi sicuramente questo ci soddisfa ancora di più. Il fatto di avere sia Vittorio e Silvia sia Ruggero Tita che ha fatto le Olimpiadi sul 49er è una bella soddisfazione, insomma, aver vinto con una flotta così competitiva, e tutti gli altri ragazzi, anche molto giovani, sono stati bravissimi, insomma, ci hanno dato filo da torcere. Giorni di attesa, perché a parte il secondo giorno, che comunque siamo riusciti a portare a termine 4 regate, sia ieri che oggi il vento ci ha abbandonato quasi completamente, però dai, siamo riusciti a portare a casa un titolo che a entrambi mancava. Siamo un equipaggio sì organizzato all'ultimo minuto, perché non all'ultimo minuto, però un po' improvvisato, perché abbiamo fatto entrambi quadriennio con timoniere e prodiere diverso. Quindi abbiamo detto proviamo a concludere la stagione con il campionato italiano, non arriviamo molto allenati, però abbiamo fatto valere un po' l'esperienza, diciamo. Eh sì, qualche mese di pausa, abbastanza lungo è stato questo, appunto, questo periodo, però tutto sommato un po' ci siamo allenati, anche se non troppo, appunto, improvvisati, però devo dire ci siamo trovati bene sin da subito, non per quanto riguarda le manovre, ma sul resto la pensiamo molto, in maniera molto simile, quindi abbiamo trovato il giusto equilibrio e così si è riusciti a portare a casa questo risultato. Corposa, eravamo in 8 se non sbaglio, confronto ai 2 dell'anno scorso, quindi è un successo. E le regate sono andate abbastanza bene, dai. Il campo di regata qui era stato molto difficile, abbiamo trovato delle condizioni difficili sia per il tempo meteorologico che per quanto riguarda il vento, però possiamo ritenerci soddisfatte, dai.
potevamo fare meglio, diciamo, durante le regate, però abbiamo fatto quello che potevamo. Abbiamo iniziato con una mentalità diversa e poi l'abbiamo cambiata drasticamente durante la regata. Anche a causa delle avverse previsioni meteo, insomma, che non sono state delle migliori, sempre poco vento, molto instabile, e questo sicuramente ha reso difficile anche il lavoro del comitato di regate e della giuria per portare a casa tutte le prove in programma. Ne abbiamo fatte 5, sono state belle intense, fino all'ultimo giorno appunto ho lottato contro gli altri avversari, sono riuscito a portare a casa questa vittoria, e è il mio 5º titolo italiano, quindi devo dire che è una grande gioia sempre vincere questa regata e sono molto contento. Sicuramente questo è un segnale molto importante, perché fa capire che nello sport della vela possano esserci giornate e eventi positivi e negativi. Questo è stato un evento molto positivo, quindi sicuramente un punto fisso da cui ripartire. Ora mi prenderò un po' di pausa fino all'inizio della prossima stagione, riorganizzerò un po' le idee e sarò pronto poi per partire e andare avanti per Tokyo 2020. Campione italiano e ho finito in prima posizione,
dopo 5 primi su 7 prove. Sono abbastanza soddisfatto perché il lavoro che ho fatto quest'estate con mio padre ha ripagato. E cioè, questo qua significa che non mi sono mai fermato, anche durante le Olimpiadi potevo avere una pausa, invece no, continuo ad allenarmi e fare il mio. E questo ha ripagato. Abbastanza difficili perché comunque abbiamo aspettato tanto a terra, c'era tempo brutto, ha piovuto tanto e siamo stati fortunati, abbiamo beccato poco vento. Abbiamo fatto 7 prove, e è stato difficile comunque arrivare prima perché quest'estate mi sono allenata poco col vento leggero perché comunque a Cagliari fa sempre la termica, quindi mi alleno poco, non riesco ad allenarmi con questo vento, però sono contenta, sono soddisfatta. Segnale più importante che volevamo vedere, tantissimi ragazzi che hanno cambiato senza timore andando in classi complesse come appunto l'FX o il 49er o anche la stessa partecipazione del Finn con un numero molto molto importante con ragazzi anche giovani, ci rincuora assolutamente. Il segnale è che la vela giovanile, come abbiamo sempre detto e ricordavi la presenza di Alessandra, ha dato un grande contributo agonistico all'attività giovanile e spero lo possa dare anche all'attività di più alto livello. Credo, qui devo ringraziare le società per il grande lavoro sull'attività giovanile. Torniamo al discorso che l'attività giovanile deve essere la base ma deve essere il futuro per la parte olimpica, quindi vedere l'attività giovanile così sia di qualità che di quantità estremamente forte, non è che posso fare solo un plauso alle società e devo dire che in questo momento abbiamo visto avvicinarsi al mondo del giovanile anche tante società piccoline che fanno uno sforzo incredibile e questo è il motivo per cui abbiamo grandi numeri e grande qualità.